Continuiamo a vedere le operazioni. Abbiamo visto precedentemente la semplificazione delle frazioni, la loro somma e differenza. Oggi vediamo il prodotto e la divisione. Anche queste seguono le stesse regole che abbiamo visto con le frazioni numeriche. Ho il prodotto di due frazioni, la frazione risultante è quella che ha per numeratore il prodotto dei numeratori, per 2, per denominatore il prodotto dei denominatori, 4 per 5, quindi 6 ventesimi. Poi posso controllare se la funzione è semplificabile, 6 ventesimi hanno massimo comune divisore che non è 1, bensì 2. Posso semplificare per 2. Però posso farlo anche prima di eseguire il prodotto. È più conveniente, perché mantengo l'espressione più semplice, faccio meno calcoli. Si dice che si fa la semplificazione in croce. 4 e 2 sono semplificabili ancora prima di fare il prodotto. Rimane 1, 2, 3 per 1, 3, 2 per 5, 10. Ok? Anche per le frazioni algebriche vale la stessa regola. Certo è che per sapere per cosa posso semplificare, prima la frazione deve essere, se non l'hai già, scomposta in fattori primi. Ok? Prima di fare il prodotto. Se poi ho delle potenze, non fare un altro esempio. Ripeto, se poi ho delle potenze utilizzo la regola degli esponenti, tra il prodotto o la rapporto tra potenze che hanno la stessa base e bisogna fare la differenza se è il rapporto o la somma, se è il prodotto degli esponenti. Okay. Qui posso semplificare numeratore e denominatore perché hanno la stessa base. In questo caso però sopravvive la potenza che è l'esponente più alta. Se per esempio si trova denominatore, questo 3 alla seconda va via e rimane un 3 alla seconda del denominatore, 4 meno 2 fa 2. D'accordo? Perché questo? Beh, consideriamo il rapporto 3 alla 2 diviso 3 alla 4. Questo è 3 alla 2 diviso 3 alla 4 fa 3 alla 2 meno 4 che fa 3 alla meno 2, cioè 1 su 3 alla seconda. Infatti il 3 alla seconda si trova denominatore. Il motivo è questo. Idem per il 5. Alla quinta, 7 meno 2 fa 5. Prego. Prego? 3 sotto, no? 3 alla seconda diviso 3 alla quarta. Sì. Dovrebbe essere 1, perché 3 diviso 3 fa 1. Non ho capito niente. 3 diviso 3 non fa 1. Sì, però questo, quindi 3 ce ne sono 2, quindi 3 ce ne sono 4. Questo è 3 alla quarta, non è 3 alla seconda.
3 alla quarta vuol dire 3 per 3 per 3 per 3, 4 volte. Idem con le frazioni algebriche. Uguale. Non cambia niente. Andiamo a vedere. A alla seconda, B alla terza, fratto, X alla terza, Z alla terza, per X alla seconda, Z alla seconda, fratto, A alla seconda, B alla seconda. Anche qui ho AB al numeratore della prima frazione e al denominatore della seconda, posso semplificare, incroci. E X e Z viceversa. A alla seconda è la stessa potenza, mi dà 1. Qualunque numero diviso se stesso mi dà 1. Poi ho B alla terza diviso B alla seconda, poi fuori è tutto, qui rimane 1, B. E basta. X alla terza, X alla seconda, questo vuol dire tutto, qui rimane 1, Z alla seconda, Z alla terza, vuol dire tutto, qui rimane 1. Quindi al numeratore mi ritrovo con B, al denominatore ho X e Z. O X alla 1, Z alla 1. Domande? E questo non è semplificabile perché il numeratore e il denominatore non hanno fattori comuni. Vediamo questo. Altro esercizio, se quattro A alla seconda fratto B alla terza C alla seconda per meno B alla seconda C fratto A alla seconda per ancora meno un mezzo AC. Qui ho 3 espressioni moltiplicate l'una per l'altra, 3 frazioni, ovviamente vale la regola che il prodotto è commutativo, posso semplificare in prodotto tra qualsiasi coppia di frazioni, non importa se non, è, se non sono una di seguito all'altra. Okay? Qui abbiamo C per C che fa c'è la seconda, vanno via tutto. Poi, cambiamo il colore, B alla seconda, B alla terza, questo va via tutto, qui rimane B alla 1. A alla seconda, si semplificano. Poi ho un 4 e un 2. Poi mi sembra che non rimanga altro, quindi questo mi dà più per meno fa più. Al numeratore ho 2 per 1 per A, 2A. Al denominatore ho B e poi nient'altro. Okay. Vi consiglio di scrivere esplicitamente l'1, okay, dove rimane 1, perché? Perché altrimenti rischiate di confondere il fatto di semplificare ma che rimane una potenza 1 col fatto che si semplifica tutto e rimane il fattore 1. D'accordo? Qui A via completamente, qui di B ne rimane 1.
uno scrive 1 alla potenza, questo faccia ricordarsi. Tutto chiaro? Questo. x meno 4 fratto x per 3x alla terza fratto x alla seconda meno 4 per ancora x più 2 fratto 9. Anche qui ho tre frazioni moltiplicate tutte le una per le altre. Per poter semplificare qualcosa però è opportuno prima scomporre i fattori. Questo è un prodotto notevole, è semplificabile, è fattorizzabile, e questo termine anche posso raccogliere un 2, quindi 2 x meno 2 fratto x, 3 x alla terza fratto x meno 2 per x più 2 per x più 2 9. X meno 2 x meno 2 x più 2 x più 2 si semplificano. X alla terza e x la x alla seconda, 3 e 9 rimane un 3 del denominatore, quindi al numeratore mi rimane 2 per x alla seconda fratto 3 o 2 terzi x alla seconda se preferite. Ulteriori semplificazioni è uguale.
Certo, se questo fosse, questa frazione fosse parte di un'espressione dove ho altri termini, forse mi è utile moltiplicare perché così magari semplifico. Ma se è solo quello che lo scrivo in questo modo o in questo, è indifferente. L'esercizio è completo una volta che ho semplificato come più non si può. Da questo non posso semplificare nient'altro. Okay. Non è che il fatto di scomporlo o non scomporlo sparisce qualche termine. D'accordo? Questo. Al numeratore qui ho ax più a meno x meno 1 fratto ax meno a meno 2x più 2 per ax meno 2a meno 2x più 4 fratto x alla seconda meno x meno 2. Qui ho due frazioni con numeratore e denominatore un po' lunghetti. Vediamo se riusciamo a scomporre i fattori. Cominciamo dal primo numeratore. Qui ho un quadrinomio che non ha fattori comuni. Quindi non posso fare quello di totale, però posso farlo parziale. I primi due termini hanno in comune A, i secondi due hanno in comune il segno. Ok? Quindi posso fare un raccoglimento parziale tra i primi due e gli ultimi due. Qui raccolgo A e rimane x più 1, qui raccolgo meno e rimane x più 1. E non so se si vede bene, fatemi scrivere un poco meglio. Idem sotto, i primi due termini hanno in comune A, gli ultimi due hanno in comune il meno 2, raccolgo il meno 2 così qui ho meno 1 che è identico al primo fattore. Quindi A per x meno 1 meno 2 x meno 1. Il numeratore della seconda frazione, una cosa analoga, dai primi due posso raccogliere A e ottengo x meno 2 e dal terzo e quarto termine raccolgo un meno 2 e ho ancora x meno 2. Il denominatore della seconda frazione cosa mi dite? Non è un prodotto notevole perché meno 2 non è un quadrato. Non posso fare il prodotto totale e parziale, non è un prodotto notevole, ergo profilo. Oppure, siccome è di secondo grado, non è un caratteristico. Devo trovare due numeri che hanno come somma meno 1 come prodotto meno 2. Meno 2 più 1. Meno 2 più 1 perché meno 2 più 1 fa meno 1 e meno 2 per più 1 fa meno 1. Quindi x più 1 e x meno 2. D'altro canto, okay, se osservo questo e non mi viene in mente per cosa posso semplificarlo, è sufficiente accorgersi che poi qui raccoglierò x più 1 per esempio, qui raccoglierò x meno 2, se mai potrò semplificare qualcosa sarà per x più 1 o per x meno 2. Quindi qua dentro è probabile che ci sia contenuto qualcosa che ha a che fare con x più 1 e con x meno 2. Quindi per esempio volendo usare Ruffini, un divisore di questo polinomio, se potrò semplificarlo sarà questo termine oppure questo, una volta che poi avrò raccolto.
Per vedere per che cosa scomporre o dove cercare i divisori, guardo le altre frazioni. Perché? Perché se questa frazione non fosse divisibile né per x meno 2 né per x più 1, non semplificherei niente. Non so se mi sono spiegato. Completiamo il raccoglimento negli altri tre termini. Ovviamente, così come sono, non posso semplificare niente, perché questo x meno 2 non è un fattore. Qui ho due termini, questa parte è aggiunta a questa, così come stanno non posso semplificare nulla. Semplifico solo dopo che ho scomposto in fattori. Questa parte non è un fattore, perché a questa viene aggiunta questa. Attenzione, semplificare qui sarebbe un errore molto grave. Non ho ancora scomposto i fattori, mi manca un altro passaggio. Al numeratore della prima frazione raccogliamo x più 1, che è un fattore comune, mi rimane a meno 1. Sotto ho x meno 1 come fattore comune e ho a meno 2. Nel secondo numeratore raccolgo x meno 2 e ho ancora a meno 2. Sotto abbiamo già visto che x più 1 per x meno 2. Adesso posso semplificare, perché adesso ho questa parte per questa. Adesso x più 1 e x meno 1 sono fattori, prima no. Quindi x più 1 e x più 1, x meno 2, x meno 2, a meno 2 e a meno 2. Dalla seconda frazione non rimane nulla, cioè il fattore 1, e dalla prima mi rimane a meno 1 fratto x meno 1. Ok? Qui, ripeto, questo che può sembrare, è meglio dirlo, se ho un polinomio che richiede per esempio un Ruffini oppure un polinomio caratteristico e non so dove cercare il divisore, guardo le altre espressioni. Sono queste che mi dicono se questo si potrà semplificare, sarà solo perché questo termine è multiplo di un'espressione che c'è al numeratore. Allora cerco se quello è un divisore. Quindi nelle frazioni algebriche in realtà un suggerimento su cosa cercare come divisore ce l'ho già. Ok? Perché se questo non fosse scomponibile in questo modo, metti che questo fosse x più 3 per x meno 5, che io lo scomponga o no non mi cambia niente, perché non semplifico nulla. Qui ho tre frazioni, il numeratore della prima e il denominatore dell'ultima sono scomponibili in fattori. Primo perché è un prodotto notevole, differenza di quadrati. Secondo perché posso fare un raccoglimento totale. E ottengo x meno y per x più y fratto x alla seconda più y. Attenzione, la somma di quadrati non è scomponibile. X alla seconda più y alla seconda non posso scomporre.
un po' la differenza di quadrati, ma mai la somma. Per x alla seconda fratto x meno x più 1, anzi no, scusate, per non più. Per 1 su x per x più y. Qui posso semplificare x più y e x più y. Posso semplificare x alla seconda e x. Rimane un x del numeratore. Attenzione a x meno y e y meno x. Sono semplificabili, ma sono opposti. Quindi posso toglierli, sì, ma mi rimane meno 1, non 1. Questo devo scriverlo. È come semplificare 3 meno 3. Rimane meno 1. O 5 meno 5. Ok? Quindi questa semplificazione mi dà, sì, la possibilità di semplificarmi, però il risultato è meno 1. E non posso semplificare nient'altro. Quindi ottengo al numeratore ho un segno meno, il numeratore c'è solo la x e sotto ho x alla seconda più y alla seconda. Ok? Vediamo se ancora qualche minuto. Due parole sulla divisione, che non aggiunge niente. Se ho la divisione tra due frazioni, una possibilità è quella di cambiare l'operazione in prodotto, è sufficiente invertire il numeratore e denominatore della seconda frazione. Ok? Lo stesso vale per le frazioni algebriche. Attenzione a quello che cambia davvero, cioè la moltiplicazione, se ho più di due frazioni, facciamo un esempio. Questa espressione significa la prima frazione è diviso la seconda, quello che ottenete è diviso terza. Quindi questo equivale a 3 quarti per 2 quinti per 7 quarti. Cioè non posso considerare questa e poi fare questa divisione. Perché questo è a dividere, questo è a dividere. A meno che non ci siano le parentesi. Non so se mi sono spiegato. Non posso fare prima questa divisione e poi fare questo diviso quello che viene da questa operazione. Questo sarebbe sbagliato. Okay? Perché? Perché la divisione non è commutativa, non è differente l'ordine con cui metto le frazioni. Un conto è il numeratore, un conto è il denominatore. Proviamo questa.
io A meno 2B fratto 9B alla seconda diviso 6B meno 3A fratto 27B. Qui invertiamo la seconda frazione e facciamo una moltiplicazione. La prima la scrivo identica, ma per 27b il numeratore posso raccogliere un 3, ok? Adesso posso semplificare. Attenzione, qui la seconda va via, qui rimane b, 27 e 9 un 3, a meno 2b e 2b meno a sono opposti, ok? Mi rimane meno 1, questo 3 anche sono semplificabili. Quindi al numeratore ho meno 1, al denominatore b. Meno 1 su b. Tutto chiaro? A alla terza meno 8 fratto A alla seconda B diviso A alla seconda più 2A più 4. Qui il divisore è un polinomio. Se voglio cambiare la divisione in prodotto, devo invertire tutta questa espressione. Devo scriverlo come A alla terza meno 8, A alla seconda per B, per 1 fratto A alla seconda più 2A, 4. Il divisore è un tutt'uno. Quindi devo metterlo completamente in blocco al denominatore. È come se qui ci fosse alla seconda più 2a più 4 tutto fratto 1, quindi devo invertire completamente, non a pezzi. Bene. Fatto questo, se voglio semplificare qualcosa devo scomporre i fattori. Questo è scomponibile? Sì, però... No. Non c'è il doppio prodotto. Sembra un quadrato, in realtà si chiama falso quadrato. C'è il quadrato di A, il quadrato di 2, ma questo non è il doppio prodotto, quindi non è un quadrato. Però c'è una differenza di cubi. E questo personaggio lo ritroviamo là dentro. A alla terza meno 8. La differenza di cubi si scompone in, fatemelo riscrivere, A meno 2, perché alla terza il quadrato di A meno 8 è il cubo di B2, il quadrato del primo A alla seconda, il loro prodotto più 2A, il quadrato del secondo è 4. Adesso i due sono semplificabili. Tutta questa parentesi è un fattore e come tale è semplificabile.
quindi rimane A meno 2 fratto A alla seconda B. E non posso semplificare nient'altro. Questo A e questo A non sono semplificabili, per quale ragione? Perché non ce ne sono moltiplicazioni. Perché A al numeratore non è un fattore. A viene aggiunto a meno 2, non viene moltiplicato. Se non è un fattore non posso semplificare, si semplificano solo fattori comuni. Sotto A è un fattore, ma sopra no. Quindi ciccia, non posso semplificare. Ok? Però ci prendiamo qua.